tutti, benvenuti anche a questa puntata di Dolce Fa Niente in onda su Radio Nuova con Morena e Nazareno che salutano tutti. Buongiorno a tutti. L'autunno ci sta salutando e c'è una bambina che vuole andare a casa questa mattina qui con noi. La scena si apre in maniera come sempre sorprendente. Inconsueta, insolita. Sì, sì, sapete sì, sì, che ai nostri microfoni abbiamo tante sorprese. C'è qui una bimba che accompagna il suo illustre genitore. Come si chiama questa bimba? Matteo Ficara con la sua bimba. Come ti chiami? Come ti chiami? Di un po'. Non ce lo dice così. Beatrice. Si chiama Beatrice. Oh, si chiama Beatrice. Che è qui con noi questa mattina. Anche lei dirà la sua. Cioè, anche lei dirà la sua. Modo. Se non insiste per andare a casa, Nazareno, evidentemente non le abbiamo fatto una buona impressione. Ai ai ai. Beh, sai, capita, capita. Sono io che faccio troppa confusione, forse è questo, dovrei essere un attimino più... Vuole andare a casa questa mattina, ho deciso di andare a casa questa mattina. Beatrice, aspetta un po', Beatrice, che tra poco ti ci porteremo, eh? Resta un pochino con noi, adesso il tuo papà ci deve raccontare un sacco di cose. Quindi un sacco dice, chissà quando andremo via. Io mi stanco con questi adulti che parlano. Già. Allora, Matteo... Pronti, buongiorno. Buongiorno, ben buongiorno arrivato. Matteo Ficara. Ben trovato. Ben trovato. Siamo qui per fare quattro chiacchiere con te questa mattina e scoprire che cosa fai di bello e di interessante e l'aiuto che riesci a dare alle persone. Ah, ecco, questo me lo possono dire loro. Allora, Matteo è uno scrittore che ha pubblicato di recente un libro che si intitola Le Nuove Terre, ma è anche uno sperimentatore di forme alternative e non convenzionali di pensiero e di percezione dei mondi. E su questo spaccato della sua persona gli chiedo comunque di illustrarcelo un po' meglio. Ecco, beh, cominciamo facilmente. Beh, le cose partiamo facili, subito in salita, giustamente. Per chi non ha assolutamente dimestichezza, no, con questo mondo che tu esplori, bisogna che un attimo facciamo il punto della situazione, no, per permettere a tutti di comprendere quello di cui stiamo parlando e parleremo stamattina. Di cosa ti occupi? Ecco, una domanda un po' più semplice. Allora, con una parola mi piace dire che mi occupo di immagini, di immaginazione in particolar modo, e questo apre una parentesi concreta nella vita di tutti in realtà, perché tu fai cenno ai mondi che io sperimento, ma in realtà tutti li sperimentiamo a livelli diversi di consapevolezza magari. Il primo che mi viene da citarti, che è legato alle immagini, è sicuramente il sogno. Io personalmente non lavoro con il sogno se non in alcuni specifici casi, per tanti motivi. Primo di tutti, credo che il sogno sia un tale insieme di informazioni così strettamente personali. Poco decodificabili. Beh, io penso che il miglior decodificatore, e grazie per non aver usato la parola interpretazione, dei sogni è ognuno di noi, e quindi è difficile trovare qualcuno che ti possa fare da spola con delle competenze specifiche. Forse la cosa migliore è che ognuno impari a leggere le proprie immagini in maniera autonoma, ecco. Quindi mi occupo un po' di questo. Quindi ci stai dicendo che chi vuole interpretare i nostri sogni lo fa erroneamente? No, beh, non dico questo, dico che è molto complesso, dico che quindi ci vuole una grande vicinanza, una grande limpidezza da parte della persona che sogna con il suo qualsiasi tipo di consulente, nel dire il suo mondo, una grande capacità nell'altro di ascoltarlo e di vedere che cosa si intende, e quindi poi fare possibilmente, credo anche insieme, un collage. Mi ti dico, non lavoro, non sono neanche psicologo, quindi non mi interessa il sogno in questo modo, mi interessa in tutt'altro modo. Io sono un filosofo, per esempio, in tutt'altro modo, come, perché così cominciamo a capirci qualcosa. Come esperienza estetica. Estetica, sì, nel senso che l'immagine è, almeno dal mio punto di vista, e non solo dal mio chiaramente, è una particolare espressione dell'anima, della psiche,
i greci la chiamavano, poi è diventata psiche, da lì in mente, quindi la psicologia che si occupa dei processi della mente magari, però io mi occupo più che altro dell'immagine come esperienza estetica, quindi di manifestazione della bellezza, e qui c'è tutta una bellissima, un bellissimo filone di studi che si potrebbe prendere, che ci porta a conoscere sicuramente Hillman, da Hillman ancora più indietro, uno dei suoi maestri, Henri Corbin, che recuperò l'immaginazione fino nelle sue radici nel sufismo antico, quindi insomma è lì abbastanza chiaro che l'immaginazione, l'immaginale, come poi lo ha rinominato Corbin, deriva dalla parola himma, H-I-M-M-A, e questo riguarda la pulsione del cuore, quindi non è un processo mentale, è il modo, come dirà anche poi Hillman, è il modo di fare, di pensare del cuore, e il cuore per i greci almeno, visto che comunque si passa anche da lì, soprattutto con Hillman, è la sede dell'anima. Quindi, ma a volte i sogni sono più brutti però. Va bene, ma esteticamente parlando anche la realtà qualche volta. Ma siccome parlavi del bello prima, sì, ma noi abbiamo una concezione di bello che è molto verticale, che si rifà a un momento in cui abbiamo deciso di fare il giusto a nord, diciamo così, in alto, e lo sbagliato in basso. E così, per esempio, faccio un discorso molto semplice: il grande dio Pan, che era il dio della natura selvaggia, l'unico dio di cui si parla nelle mitologie che è morto, lo diceva anche accidenti, adesso non mi ricordo se Hillman, sicuramente non ricordo se anche Nietzsche lo diceva. Nietzsche, sì, Dio è morto, era Dio è morto. Che è successo? Era il momento in cui si passava magari al cristianesimo, quindi questa grande verticalità, no? Adesso non per citare il cristianesimo in negativo, per carità, assolutamente, ma sono dei processi che sono successi a livello umano. Che succede? Quindi con una grande verticalità accade che Pan, questo dio capro, diventa l'errore, l'ombra, e quindi ciò che era il mondo infero, nel senso di sta sotto, bisogna andare a esplorare nell'ombra le parti, la parte oscura, le pulsioni nascoste di ognuno di noi, quello che la psicologia oggi chiama l'ombra, la parte non riconosciuta di sé, è diventato inconscio. Lo sbagliato. Esatto. Lo sbagliato. L'inconscio non lo so, non cito l'inconscio perché è un termine che non mi permetto di usare. No, non ti piace o non hai paura? Nessuna delle due, non mi permetto di usarlo perché io sono un curioso, quindi faccio un po' di ricerca, ma non sono uno psicologo, quindi non ho un ancoraggio sicuro per parlare dell'inconscio. So che alcune psicologie attuali americane, se non sbaglio, tendono a riconoscere nell'inconscio il corpo fisico, che è bellissima come filosofia, nel senso, caspita, tutte quelle cose che tu non vuoi più vedere, quelle lì si somatizzano. È interessante come discorso, e chissà, però ecco, per me l'inconscio è un grande punto oscuro, cioè l'inconscio è tutto quello che non possiamo capire attraverso il conscio. E ti credo, cioè ci sarà un sacco di cose che se io sono quello che sta cercando di capire il mondo, io posso capire tante cose, ma non posso capire diciamo me stesso. Questa è una grande aporia, una grande problematica della filosofia, della psicologia, insomma. E quindi va bene, tagliamo corto. Io uso molto spesso la definizione, invece che inconscio, parlo di una realtà, di un mondo e di un io di superficie, che è quello della vita quotidiana, e di uno o più mondi, e quindi più io, di profondità, che sono tutti quelli che, appunto, come dicevo poco fa, sono nel mondo infero, nell'invisibilità, e che quindi poi magari devono venire a galla. Devono, vogliono quantomeno essere visti, ecco che è questione estetica, perché vogliono essere visti. E il bello è lo strumento migliore che abbiamo, lo diceva anche Bladone, e il vero si nasconde dal bello, si manifesta attraverso di lui, è il modo migliore che abbiamo di vedere le cose attraverso il bello. Volevo farti una domanda così un po' estemporanea, come ti dicevo prima. Come ti spieghi che in questi ultimi anni figure come counselor o life coaching stiano acquistando tutto questo riscontro presso le persone? Cosa sta succedendo secondo te alla coscienza collettiva o ai singoli? Perché c'è questa necessità di avere o fare riferimento, no, a una sorta di guida che ci indichi un percorso per arrivare a una consapevolezza maggiore? Perché ho notato che questo discorso sta veramente prendendo molto piede.
Secondo te cosa sta cambiando? Perché per me c'è in atto un cambiamento. Ma un cambiamento, per fortuna, a mio modo di vedere, è sempre in atto. Perché ma non lo so, ciò che è statico ultimamente è morto, lo percepisco in maniera maggiore proprio in questa direzione. Guarda, quello che mi viene da dirti è un po' si lega con quanto ho appena detto della verticalità. Cioè, noi abbiamo imparato e strutturato. Una delle cose che volevo scrivere, guarda caso, all'università, era critica del concetto di normalità. Poi non l'ho mai scritta in realtà, però mi piaceva farlo, perché noi con questo termine abbiamo creato il giusto e lo sbagliato anche a livello personale, sociale. E quindi io credo dividere che oggi le cose, no? In settori, scatolarle, sì, definirle, esatto, cioè, troppo. Quindi non c'è più spazio per la pulsione della vita. Cioè, io oggi sono questo, domani sono un'altra cosa, tu sei folle. La pulsione non ci porta al caos. Non ci porta al caos. Beh, un po' di regole forse sono necessarie, ma io sto un po' preoccupando. Mazzareno si preoccupa. Ciao, c'è tanto. Non vorrei quando facciamo mancare. Ti faccio un esempio, guarda, Nazareno. Oggi siamo in Italia, per esempio, parlando di leggi, proprio leggi. Siamo in un momento in cui ci sono talmente tante leggi che siamo nel caos. Questo è verissimo. Bisogna un attimo vedere che forse la natura è la grande maestra su quali sono le regole, perché sono dei cicli, ci sono dei processi che fanno parte della vita, sono delle leggi, questo lo dicevano anche molti maestri spirituali. Ecco, forse se togliessimo tutto, come direbbe Marx, le sovrastrutture, ci rimarrebbe la natura delle cose. Ti dicevo, c'è sicuramente un qualche tipo di richiamo, io lo dico così per come la sento io, per come percepisco io il momento storico. C'è un grande richiamo all'anima selvaggia, cioè la parte più profonda, naturale, libera di sé. Questo potrebbe essere un po' anche preoccupante. E i bambini sono forse il primo vero esempio, no, di anima selvaggia. Assolutamente. Non so se hai fatto mai caso a quanti sono i ragazzi oggi ai 14-16 anni che hanno creato delle idee rivoluzionarie. Come il ragazzo che ha creato il sistema per ripulire gli oceani dalla plastica, per esempio, a 16 anni. Un momento solo, ti metto qua, così stai più comoda. Tieni. Eccola! Sono tantissimi oggi ragazzi che appunto dimostrano un animo che va al di là delle norme, ma ce ne siamo resi conto, penso, in molti. Cioè, siamo in un punto dove le cose hanno bisogno di un qualche tipo di sistemata, regolato cambiamento, perché ciò che erano, diciamo, i pilastri della società di prima sono belli che non è che stanno crollando, sono crollati, siamo nel vuoto. Il mio suggerimento in questi casi, che poi, ecco, non può essere universale, ma bisogna vedere anche caso per caso, è quello che viene poi anche dalle favole. Cioè, se ti sei perso un pochino, e non fare come Pollicino che si porta dietro le bricioline, o anzi no, i sassi, porti dietro le briciole, cioè perditi veramente. Perché quando lasci tutto poi ti rimane ciò che è, anche perché se poi non ti perdi veramente va a finire che torni dove stavi prima, e quindi c'è tutto questo grande momento di crisi che, come sai, è anche opportunità, ti perdi il lato positivo. Comunque, tornando alla domanda, questo è un bel rebus, diciamolo, perché forse qualcuno dirà: ma cosa, dove ci porta questo Matteo questa mattina? Cioè, non posso sapere dove vi porta l'anima selvaggia, perché c'è tutti ognuno quanti ognuno abbiamo forse, no, una direzione, ascoltando il profondo di noi stessi, che non può essere uguale per tutti, no, probabilmente. Beh, io penso la direzione è essere se stessi, per cui difficilmente è uguale per tutti. Ma noi come facciamo a capire chi siamo, se non incontriamo un altro? Ma se non incontri te stesso pure è un casino, perché va bene l'altro, però incontrare l'altro è sempre... diciamolo attraverso magari il sufismo, lo zen, è sempre comunque un puntare fuori anche, cioè Hillman ti direbbe che tutto ciò che c'è fuori, il mondo che tu vedi, in realtà è una proiezione, e come questo te lo dicono anche molte altre culture. Ma dalla tua bambina che è qui, per esempio, io la sento che chiacchiera, dice, non capisco, però insomma io non posso non farci caso che c'è, no? Quindi il mio io viene in qualche modo influenzato da questa presenza, come poi è stato fatto questo esempio, perché è più eclatante, ma tutti quelli che si incontrano influenzano le nostre presenze, dai nostri familiari, i nostri amici. Beh, qui ci sono diverse correnti di pensiero, ad esempio il libro di cui parlavamo l'altro giorno quando ci siamo visti, che sto leggendo, di Walsh, dice che noi non esistiamo se non ci rapportiamo all'altro, ecco, per esempio, no?
Io esisto proprio perché esiste l'altro, perché altrimenti non avrei un metro di paragone. Proprio perché se l'altro non esiste, non posso esistere neanche io. Poi qui chiaramente no, le correnti di pensiero sono tantissime quando si intraprendono certi discorsi. Comunque dal tuo punto di vista chiaramente è molto corretto quello che tu stai dicendo, ossia quando affronti un percorso interiore è chiaro che devi esistere tu per te stesso, no? Sì e no, nel senso che io credo che siamo naturalmente tutti legati uno con l'altro, proprio perché... E questo appunto l'immaginale lo dice, l'immagine te lo dice, noi siamo tutti immagini di uno stesso disegno, come se ci fosse una grande anima, i nativi lo chiamavano il grande spirito, no? È bella la parola anima perché uno dice che cos'è l'anima? È quella parte dello spirito che anima il tuo corpo. C'è quella bella canzone di Rock che dice il mondo avrà una grande anima. E quindi c'è questa grande anima di cui noi siamo tutti quanti delle immagini, è un po' come se fossimo tutte le cellule di un organismo, un grande organismo umano. Per cui sì, sicuramente viviamo insieme e dovremmo renderci conto anche di questo, perché non siamo proprio in questa ottica. Però anche l'autoconsapevolezza, perché noi viviamo la superficie di ciò che siamo e quindi l'ombra nostra spesso non la affrontiamo, ma l'ombra nostra è anche l'ombra della società, cioè l'ecologia che oggi è un grande problema di intossicazione propria, volendo, cioè tutte le problematiche che vediamo sociali o mondiali sono... I profughi per esempio. Anche, sono grandi manifestazioni di processi interiori perché la psiche e l'anima interpreta, o meglio ancora, legge questi fenomeni come i propri fenomeni, come i propri miti interiori, come le proprie favole e come tali cerca di tirarne fuori appunto l'insegnamento per se stessa. Volevo chiudere la domanda che mi hai fatto su la questione dei life coach, che è rimasta sospesa. Il mio punto di vista è che siccome oggi abbiamo questo concetto di cosa è giusto, cosa è sbagliato, chi è normale, chi non è normale, magari a volte trovare una persona di appoggio come uno psicologo, psicoterapeuta, ad oggi per alcuni può sembrare, dice mamma mia non sono normale, E qui io ho perso una lancia a favore non delle categorie ma degli individui, cioè ci sono persone meravigliose che fanno qualsiasi tipo di lavoro e persone un po' meno meravigliose, questo come lo accade, sappiamo, no? In tutte le categorie. Quindi non si può parlare bene o male della categoria, tutti hanno i loro strumenti, c'è qualcuno che ha magari studiato un po' di più, c'è qualcuno che ha studiato un po' di meno, ma non è neanche lo studio, è proprio la persona in se stessa, se ha affrontato le sue dinamiche e allora magari si può mettere a servizio un po' più. Il perché, secondo tu mi chiedi perché secondo me c'è questo movimento, appunto perché si sente il grido dell'anima selvaggia e si cerca qualcuno che ha o conoscenza o strumento da metterti a disposizione per, ma quello tante volte è anche un palliativo, cioè fino a che tu ti rivolgi all'esterno è perché non vuoi affrontare determinate problematiche. Anche questo. Certo. Facciamo una piccola pausa. Facciamo riposare anche chi ci ascolta, così. Esatto, e poi riprendiamo perché abbiamo ancora tantissime cose di cui parlare, tra l'altro scoprire in maniera più dettagliata questo libro che ci presenti questa mattina, Le Nuove Terre. Intanto il primo pezzo che ho scelto per voi è un brano strumentale di John Zorn che si intitola The Bacchanalia. Dolce far niente, pensate, oggi ci poniamo la domanda, ma dove va l'uomo? Morena, dove va l'uomo? Dove va l'uomo? Innanzitutto io consiglio ai nostri ascoltatori di andare sulla nostra pagina. Come facciamo ogni volta che ci troviamo di fronte a questi microfoni. Purtroppo la troverete non aggiornata perché io ho dei casini con internet, Nazareno. Praticamente delle energie che si accumulano intorno a me protestano riguardo al fatto che siamo troppo coinvolti da tutta questa faccenda di internet e mi sta facendo prendere le distanze, ossia disintossicati, ma io nel frattempo devo affrontare un sacco di disagi. Speriamo che la fortuna mi assista, ossia che in breve tempo riesco a ripristinare tutto e perciò poi aggiornerò la pagina con le interviste che abbiamo fatto di recente, curiosità e cose varie. Però nel frattempo, mi dispiace, troverete quello che ho fatto in tempo a postare. Sì, tanto c'è tanta roba, quindi non però è se andate indietro, scorrete, ci sono tante cose e vi terranno compagnia finché non riuscirò a resuscitare la mia situazione mediatica. Diciamo così.
Allora, continuiamo la nostra bella chiacchierata con Matteo. Questo libro, Le Nuove Terre, sennò poi il tempo finisce e ancora abbiamo tante cose da dire. Parlaci di come sei approdato a queste nuove terre e che cosa ci promettono innanzitutto. Ecco, non promettono niente. La terra promessa sembra, no? un po' in effetti è quello il messaggio alla fine, se vai a vedere, una specie di terra promessa. Non solo, chiaramente, questo è un libro che ha tanti livelli di lettura, quindi magari un ragazzo di 13, 14, 15, 16 anni se lo legge come un fantasy, perché comunque la sua ambientazione è quella, è un fantasy, e quindi si legge la sua avventura. In che epoca è ambientato questo libro? Niente a che fare. Io mi sono creato praticamente un intero pianeta, se vuoi, con tutte le mappe, sì. Questo è molto del segno dei pesci, se vuoi. Sì. Confermo. Ma non solo. Molto anche Tolkien anche. Sì, sicuramente. Poi il ragazzo che ha creato la mappa di questo viaggio e sta all'interno del libro è un mio carissimo amico che la sua tesi di laurea a 18 anni la fece proprio sul Signore degli Anelli, quindi insomma fu contentissimo poi di preparare questa mappa. E tu mi chiedi, questo libro è arrivato lui, non è che io sono partito in viaggio, in realtà è stato molto richiesto, nel senso che io ho scritto giusto un capitolo, lo feci leggere a una mia amica, questa Susi, quindi se ascolta la ringrazio, e lei insistette un po' come Misery non deve morire e quindi andai avanti con il solo obiettivo di scrivere un capitoletto. Mi ero messo questo limite di 6 pagine al giorno, ok, perché personalmente quei libri con i capitoli tanto lunghi non li sopporto, perché penso che il cervello ha bisogno di chiudere un capitolo e quindi arrivare alla soluzione. E quindi, niente, semplicemente lì ogni giorno mi sono messo a scrivere, magicamente si chiudeva un capitolo di 6 pagine al giorno, e la curiosità è che io in effetti non è che avevo tanto idea di cosa c'era scritto dentro, dovevo leggermelo per saperlo. Una sorta di scrittura ispirata, Non voglio dirlo troppo in maniera autoreferenziale, però chi lo ha letto si è reso conto che dentro c'è qualche cosa in più. E quindi niente, da lì poi il viaggio, non dell'eroe Callisto, che poi insomma questo nome è bellissimo visto che appunto significa bellissimo, ma il mio viaggio di cercare un editore, perché chi aveva letto tra i miei amici il libro, addirittura insomma sono 300 pagine, ma i miei primi amici lettori sono stati una dozzina, 4-5 hanno finito il libro in un giorno, per dirti, perché proprio si sono fatti prendere molto, è capace di divorato, si divora un libro. Si divora in un giorno. E quindi la spinta veniva da tutti i lati, dico, va bene, arriverà, e poi è arrivato Vidi Editore con un bellissimo feeling poi interno. Abbiamo loro dedicato attenzione particolare al libro, facendo anche un bando per un concorso per fare la copertina, quindi chiamando alcuni degli artisti migliori, insomma, il maceratese e dintorni. E ringrazio anche Emilio Antinori, che è poi stato l'autore di questa copertina così bella. E quindi, che dirti, è un viaggio come tutti i viaggi che accadono, che ci sono. Sicuramente sì, tu sai, forse, ma insomma magari no, che le favole sono diciamo così lo strumento che dall'antichità ci arriva per trasferire queste conoscenze iniziatiche, questi racconti dei viaggi iniziatici, e in qualche modo forse nel più recente il romanzo fantasy lo fa. Cos'è un viaggio iniziatico? Perché si usa spesso, no, questa espressione, però nel profondo del significato cos'è un viaggio iniziatico? Guarda, te lo dico a parole mie, nel senso che non ho una spiegazione come dire esoterica, però vabbè, presa da qualche parte. A me piace cosa molto intendi tu? Studiare l'etimologia delle cose, quindi iniziatico è qualcosa che riguarda l'inizio, no? Quindi è un po' un tornare all'inizio. Per come la vedo io, guarda caso, stanno nelle favole questi racconti, quindi è un po' la capacità dell'adulto di poter tornare bambino. Perché il bambino è un essere incredibile, di una enorme creatività, con un contatto con la natura, con l'entità selvaggia, non sempre, per carità, insomma, poi ci sono realtà diverse, però insomma con questo contatto con la realtà profonda, fantastica, sì, semplice. Poi hanno questa immaginazione, no, così fertile, è una cosa che creativa. Fanno,
è dare spazio alla loro ombra, perché per loro non c'è giusto e sbagliato, danno spazio alla loro ombra vivendosi milioni di personaggi di avventure contemporaneamente. Poi recentemente ho visto che hanno fatto anche degli studi in un'università di Princeton, dove hanno visto che anche a livello neurale non c'è, cioè quando una persona legge un romanzo di tipologia fantastica è come se stesse proprio vivendo quelle esperienze, la sua fisiologia la sta vivendo. E non solo, insomma, ci sono tantissimi studi, anche la McGonigal di Palo Alto, insomma, che dimostrano proprio il fatto che ci sono questi strumenti alternativi, dalla lettura al gioco addirittura anche il videogame, che ti permettono di vivere quei mondi interiori, io le chiamo le tue terre di mezzo, sì, che altrimenti non avrebbero modo di essere espresse. Quindi leggersi un libro non è soltanto catartico perché ti porta in un altro mondo, ma proprio dà espressione alla tua psiche, alla tua anima. E mi hai preceduto con questa spiegazione, perché infatti una delle domande che avevo in mente di farti era in relazione al fatto che tu prediligi, no, il genere fantasy. Secondo te che opportunità differente, appunto, offre il fantasy rispetto, che ne so, a un romanzo tradizionale che è più basato, no, su avvenimenti più realistici, no, diciamo così. Fatti veri. Fatti veri, sì, però ecco, il fantasy ha proprio un'impronta completamente differente, no? Questi mondi che vengono creati di sana pianta, dando un connotato reale a qualcosa che è fuori dallo spazio e dal tempo, no? Qui secondo me è necessario fare una parentesi. Sulla parola di, cioè sulla differenza che è appena stata fatta tra fatti veri e fatti fantastici. In realtà per la psiche non c'è differenza, cioè è vero ciò che è vero, addirittura, e questo lo dice anche Oliverio nel suo testo Immaginazione e Memoria, non siamo sicuri che quando andiamo a recuperare i nostri dati dalla memoria sia ciò che è successo, sì, realmente. Questo è vero. Per cui c'è una tale commistione tra realtà e immaginazione immaginale che non possiamo dire effettivamente cosa è vero. È veramente complicato anche a livello scientifico. Dobbiamo neanche tentare? Beh, tentare penso che fa parte del nostro lavoro. Dai, la mia psicologa Nazareno un giorno mi spiegava che è una fatica inutile cercare di identificare in noi stessi quello che abbiamo vissuto realmente e quello che abbiamo vissuto interiormente, perché non c'è differenza. Una cosa che tu vivi interiormente, anche che poi all'esterno non si manifesta in nessuna maniera, tu l'hai vissuta comunque, è reale questo, perché sì, è reale quello che tu hai provato, no? È reale ciò che nella psiche, nell'anima risulta essere come una traccia, e comunque lascia un segno, reale, per cui in qualche modo interagisce, come prima dicevi Nazareno, l'altro, ma l'altro è spesso è molto psichico, cioè quello che tu pensi che l'altro sia, no? Per cui... O quello che l'altro proietta di sé, no? Sì, perché sì, comunque appunto, proiettiamo all'esterno. Tu proietti dell'altro. Esatto. Anche, certo. Io proietto, certo. Sì, io poi altre volte mi diverto a scherzare quando faccio i miei seminari dicendo: ma tu che ne sai che l'altro esiste? Cioè, per saperlo dovresti essere contemporaneamente dentro te, vivere la tua coscienza, il tuo punto di vista, e dentro l'altro, e vederti con la consapevolezza di entrambi. Beh, se io ho la pacca sulle spalle, esatto, anche la materia me lo conferma. Se mi dà un destro, cavolo, esiste. Allora, tu hai accennato in questo momento, infatti, ai tuoi seminari, ai tuoi workshop, sui quali mi vorrei fermare in maniera importante. Facciamo un'altra piccola pausa e poi andiamo fino alla fine cercando di dire tutto quello che ancora abbiamo da dire. È veramente tanto, mannaggia. Allora, il prossimo pezzo è Clairvoyant con Shine.